Cavour riformatore agrario, Osservatorio Usura, Consulta femminile, 100 anni di Alfa Romeo, ottobre, piovono libri anche in tram. Il 1 ottobre a Lucedio di Trino Vercellese si è tenuta una tavola rotonda promossa dal Consiglio regionale su Cavour riformatore agrario. Nella stessa giornata sono stati premiati 5 vincitori del concorso per laureati Cavour e l'agricoltura. Sono intervenuti il presidente dell'Assemblea regionale Valerio Cattaneo e il sindaco di Trino Vercellese Marco Felisati. L'osservatorio sul fenomeno dell'usura ha svolto la sua seduta di insediamento per la nona legislatura regionale il 30 settembre nella sede del Consiglio regionale. Presidente delegato dall'ufficio di presidenza e consigliere segretario Tullio Ponso. Il numero dei componenti dell'osservatorio è passato da 7 a 26, affiancando gli esponenti delle fondazioni antiusura e dell'ufficio scolastico regionale, i rappresentanti delle prefetture, delle forze dell'ordine e dell'Union Camere. Il 29 settembre a Palazzo Lascaris è stato eletto il nuovo ufficio di presidenza della Consulta femminile regionale. Maria Agnese Vercellotti Moff è stata riconfermata presidente, vicepresidenti Maria Cristina Spinosa e Marilena Bauducco, consigliere segretarie Santa Pantano e Maria Luisa Dall'Armi. Fino al 24 novembre è aperta la Biblioteca della Regione Piemonte, via Confienza 14 a Torino, la mostra sui carrozzieri piemontesi allestita in occasione dei 100 anni dell'Alfa Romeo. L'esposizione inaugurata il 29 settembre presenta fotografie, disegni, progetti e modellini. Orario di apertura da lunedì al venerdì 9.13, 14.16, ingresso libero. A Torino gli appuntamenti di ottobre Piovono Libri si svolgono tra il 4 e il 29 ottobre e sono organizzati da tre biblioteche, quella della Regione Piemonte, la Biblioteca Nazionale Universitaria e la Biblioteca Reale. Per iniziativa della Biblioteca della Regione, tutti i giorni fino al 21 ottobre alle 15 parte da via Bertola 10 un tram storico su cui autori ed editori piemontesi presentano i loro libri.